benedizione, cari fratelli e sorelle, oggi l'ascensione del Signore. Diamo il Vangelo da secondo Matteo. Sentiamolo insieme. In quel tempo gli 11 apostoli andarono in Galilea sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro si postrarono, essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che io vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo». Parola del Signore. Lode a te, o Cristo Gesù. Caro fratello, cara sorella, oggi Gesù ci invita a Galilea. Galilea può essere il posto dove tu ti sei incontrato con Gesù. Quel momento, quella scintilla che hai sentito nel tuo cuore, che Gesù ti ha chiamato. E ricordati che questa missione non finisce. Gesù ti chiama e ti dà un'altra missione, ti battezza, ti insegna, ti mostra quello che devi fare e dopo ti manda nel mondo intero. Lui ascende al cielo dopo 40 giorni di aver insegnato ai suoi apostoli tutto quello che doveva dire al mondo intero. E adesso tocca a noi di battezzare in tutte le nazioni del mondo, di insegnare a osservare quello che ci ha mandato Gesù e ricordare che Gesù sta con noi. Non siamo soli in questa missione. Lui ci accompagna. Per quello, caro sorella, caro fratello, ricordati che nostra missione è di vestirci di Gesù, di pensare come Gesù pensa, di parlare come Gesù parla e di guidare le persone verso di Lui e farle incontrare, perché nostra missione ascende fino al cielo. Noi dobbiamo seguire anche Gesù e nell'ascensione. Ogni giorno dobbiamo nostri pensieri che ascendono sempre al cielo, nostro sguardo sempre che vada verso il cielo, le nostre parole che parlano del cielo. Così un giorno saremo con Gesù cittadini del cielo. Dio ti benedica, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. E la Vergine Maria resti con te tutti i giorni della tua vita. Amen.